Buongiorno, Samuele Lastrucci, oggi 5 minuti con Samuele Lastrucci, direttore del Museo dei Medici di Via dei Servi a Firenze, aperto meno di un anno fa, a metà giugno del 2019 e ahimè, come tutti gli altri musei di Firenze, grandi e piccoli, chiusi a causa della pandemia. Innanzitutto, come stai trascorrendo questa quarantena? Bene Marco, grazie intanto per questo tuo invito perché mi fa piacere fare due chiacchiere con te. Per fortuna bene, la salute c'è e questa è la cosa più importante. Poi sono tra quei pochi privilegiati ad avere uno spazio abbastanza grande in casa e l'opportunità quindi di sfruttare questo tempo a favore degli studi troppe volte rimandate o riordinare la libreria e tutte queste attività che insomma mi occupano questo tempo di quarantena. Ecco, voglio dire, un portone chiuso di un museo non vuol dire che dentro non accada niente. Ecco, che cosa state, portando avanti in questo periodo e se ci sono anche dei progetti? Sì, dunque il nostro nuovo giovane piccolo museo di Via dei Servi adesso è chiuso naturalmente, ma dietro le quinte c'è un lavoro, si sta cercando insieme, collaborando con tutti i nostri collezionisti di fiducia, diciamo Alberto Bruschi in primis, si sta lavorando a un progetto per un nuovo esordio. Naturalmente bisogna tener conto di quelle che saranno le restrizioni, quindi forse fruire delle opere. Non sarà così semplice. Il nostro è un museo che fa molta attività divulgativa, eventi, concerti del conservatorio, quindi non so in che misura potremo veramente essere come prima, però progetti ci sono e la linea che seguiremo sarà sempre la stessa: esporre inediti per raccontare la storia dei medici. Ecco, perché nel vostro caso, essendo i pezzi, almeno di questa prima mostra che era in corso, dedicata a Cosimo I, i pezzi provenienti, la maggior parte erano di collezioni private, quindi che non si vedono, che normalmente non si vedono, e invece attraverso, diciamo, la vostra opera si riesce almeno per un periodo, a poterli vedere da vicino nell'ambito di una mostra temporanea. Ovviamente questa chiusura non ci voleva, diciamo le cose come stanno, perché se i grandi No, no, musei no. hanno altre possibilità, i piccoli musei ovviamente è indubbio che soffrano e soffriranno, perché poi ci vorrà del tempo prima di rivedere le schiere di turisti che transitano tra il Duomo e la Santissima Annunziata, passando proprio per via dei Servi, giusto? È così, assolutamente Marco, è un grosso problema e non lo nascondo perché chiaramente noi non abbiamo quelle risorse che hanno i grandi musei. Siamo una piccola realtà, come dici tu, forse una realtà di nicchia, esponiamo cose, cimeli, testimoni della storia della grande dinastia e non so in che misura riusciremo a poterlo fare nello stesso modo di cui abbiamo iniziato. Probabilmente dovremo cambiare qualcosa, ci lavoreremo. E ci stiamo lavorando, forse anche il ministro ha dato alcuni spunti, forse anche l'utilizzo delle nuove tecnologie che tanto volendo o non volendo siamo stati costretti a imparare a usare, forse saranno anche queste un modo per andare a colmare quella mancanza di visitatori che per esempio saranno il bacino degli stranieri, dei turisti che penso e prevedo abbastanza facilmente, riusciremo soltanto a intercettarli di nuovo ad anno nuovo. Però nel vostro museo già diciamo tra virgolette, nuove tecnologie, già ce n'era un uso abbastanza ampio, per cui io l'ho sempre considerato il vostro come un museo, una specie di laboratorio, perché c'erano le opere Sì. reali, vere, magari di 5-6 secoli fa, accanto a delle opere che si possono fruire, vedere solo attraverso delle tecnologie molto molto avanzate. Sì, ti ringrazio Marco per questa definizione di museo laboratorio. Effettivamente è un piccolo spazio storico di per sé, perché il palazzo è legato alla storia dei Medici e qui noi coniughiamo, e questo è il nostro obiettivo, l'apparato storico,
tradizionale, diciamo, dell'esposizione delle opere d'arte e documenti, insieme a delle installazioni tecnologiche, perché l'obiettivo di un museo di storia è raccontare, noi dobbiamo illustrare una storia. E quindi forse questo ci aiuterà anche rispetto ad altre realtà a imparare a farlo in maniera più digitale, con tecnologia remota, perché appunto bisognerà sicuramente mettere in conto una possibilità di affluenza minore. Bisognerà, i nostri spazi poi non sono chiaramente paragonabili a quelli degli Uffizi, quindi noi per forza avremo una grande riduzione di visitatori. Bisognerà adoperarsi con delle nuove tecnologie. La creatività sarà insomma il vessillo di questo nuovo inizio. Però il progetto resta, quindi si va avanti con ottimismo e con idee, giusto? Assolutamente, non si può fare diversamente. Questa è un'idea giovane, lo ammetto, ancora delicata, però è un'idea vincente, perché è un progetto che si integra perfettamente nel tessuto culturale di Firenze, va a implementare, raccontando chi ha fatto cosa e quel cosa poi sono i musei fiorentini a farlo così ben vedere e noi quindi ci sentiamo in dovere di portarlo avanti e lo faremo con tutto lo sforzo necessario e la passione del caso. Cercheremo di trovare delle soluzioni forse diverse, come ti dicevo, ma non possiamo rinunciare a nessuna delle attività che finora abbiamo svolto, dall'esposizione degli originali, quindi le mostre temporanee, ai concerti, perché anche i concerti del Conservatorio di musica antica, di musica medicea, hanno riscosso grande successo. E quindi magari, chissà, concerti con un pubblico più ridotto e magari più frequenti, o forse in parte in streaming, bisognerà valutare di volta in volta e con l'evolversi della situazione il da farsi, ma sicuramente il Museo dei Medici ci sarà. Un'ultima domanda, poi ti saluto. Dopo Cosimo I avete già un'idea della prossima mostra? Quando ci sarà la possibilità? Se tutto fosse andato come doveva andare, avevamo già un progetto in porto per l'autunno ed è un progetto su Firenze, inedito, quindi sulla Firenze dei Medici come territorio, come città, veramente qualcosa di mai fatto prima. Però dopo ce n'era già un altro in ballo, ovviamente adesso forse scanserà il primo, l'ordine forse sarà invertito. Sicuramente dal primo Granduca si continuerà a parlare di Granduchi, forse posso preannunciare si parlerà dell'ultimo. Vedremo quello che insomma ci sarà consentito fare, perché senz'altro dobbiamo farlo al meglio. Quindi Gian Gastone, Quindi ovviamente. può darsi Gian Gastone, sì. Io ti ringrazio e spero di vederti presto dal vivo, il che significherà che la pandemia e la quarantena sono finite. Grazie. Marco, grazie a te, grazie mille, a presto Marco. Ciao. Ciao.